È sicuramente una cosa, fra virgolette, anche storica, perché se pensiamo in passato a quelle che erano le nostre industrie, sono comunque partite dall'agricoltura per poter poi sviluppare successivamente una economia più industrializzata. Quindi ci piacerebbe pensare veramente che il piano Mattei partisse e avesse al suo centro l'agricoltura. Il Nord Africa guarda con attenzione a questa fiera che avete organizzato. Il Nord Africa è comunque un punto di riferimento per questa fiera, lo è reciprocamente perché in questa fiera sono stati organizzati molti incontri, sia con delegazioni sia con potenziali partner per i nostri associati, quindi sicuramente è stato fatto un bellissimo lavoro da questo punto di vista. Noi come Siam Bari abbiamo proprio questo compito, cerchiamo di cogliere i bisogni delle comunità e dei territori e su quelli lavoriamo insieme per trovare delle soluzioni che possano essere adatte a quel territorio e che possano aiutare a crescere le popolazioni che lì vivono per aiutarli anche a rimanere nella loro terra. Sicuramente ci troviamo davanti a grandi sfide, quello dei cambiamenti climatici per dirne una, quella della mancanza di acqua, quello della formazione, dell'innovazione dei giovani. Il Nord Africa vive una situazione in cui c'è una popolazione che ha mediamente intorno ai 25 anni e rispetto anche invece all'età media europea che è ben più alta e quindi su quello lavoriamo per valorizzare le loro risorse e le loro capacità.